Nella 14ª giornata della Serie A Team, l'Atalanta è ospite del Bologna allo stadio Renato Dallara. I nerazzurri sono alla ricerca dei tre punti esterni che mancano dalla gara di Crotone del 31 ottobre. Proprio contro il Crotone invece è arrivata l'ultima vittoria dei rossoblù, dopodiché due sconfitte e due pareggi. Gli uomini di Gasperini impongono fin da subito il proprio gioco e al 20esimo trovano il calcio di rigore con Josip Iličić che si incunea nell'area del Bologna e viene steso da Schouten. Non ci sono dubbi per il direttore di gara. È netto lo sgambetto del difensore olandese su uno scatenato Iličić. Sul dischetto si presenta lo specialista Luis Muriel che non sbaglia, spiazza da Costa e infila il pallone nell'angolino per il vantaggio dell'Atalanta. Quasi sempre infallibile, freddissimo dal dischetto Muriel che non ha problemi a spiazzare il portiere. E tre minuti dopo al 23esimo l'Atalanta si porta sul 2-0 ancora con Muriel che è prontissimo a recuperare il pallone al limite dell'area, a portarselo avanti con un gioco di prestigio e di sinistro a infilarlo nell'angolino dove da Costa non può arrivare. È la 7ª rete in campionato del colombiano ed è anche la 7ª volta in cui Lucio realizza due o più reti da quando indossa la maglia dell'Atalanta. Atalanta che domina il primo tempo e ha tante occasioni per chiudere definitivamente il match. Al 25esimo Iličić ci prova con il destro, da Costa devia in calcio d'angolo. È lo stesso ispiratissimo Iličić che al 42esimo dà il via a un'altra azione importante per i nerazzurri, pallone di Jim City sul secondo palo per Gosens che però non trova lo specchio della porta. L'Atalanta chiude meritatamente in vantaggio per 2-0 il primo tempo e sembra essere in totale controllo del gioco, ma il calcio è strano e il Bologna comincia a farsi vedere nella ripresa con Musa Barro che dopo 5 minuti prova a piazzare il pallone che termina alto. Al 69esimo prova a mettersi proprio anche Svanberg, bravo però Gollini a bloccare in due tempi. Tanto possesso palla per l'Atalanta che però non riesce ad essere incisiva come nella prima frazione, allora il Bologna prova ad approfittarne al 73esimo, accorcia le distanze con il primo gol in campionato di Tomiyasu. E all'81esimo i rossoblù trovano anche un incredibile pareggio con Pass che segna di testa il suo primo gol italiano dopo la spizzata di Palacio. Tra Bologna e Atalanta termina 2-2, i nerazzurri escono dal Dallara con un punto e tanto rammarico.